Gridare nel deserto. Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Partiamo da questa semplice affermazione: tu non sei il Cristo. Per quanto ti possa impegnare, tu non sei il Salvatore del mondo. I sacerdoti e i leviti interrogano Giovanni ed egli ha le idee ben chiare su chi non sia. E tu? Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Se non sei il Messia, non sei un profeta, allora chi sei davvero? Tale domanda interroga anche la tua vita. Viviamo imitando qualcuno o qualcosa e non ci facciamo la più semplice delle domande. Ma io chi sono in questo mondo? Sono speciale o sono uno dei tanti? Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Cosa dici di te stesso? Corriamo il rischio che per parlare di noi stessi ci limitiamo a parlare di ciò che facciamo, del nostro lavoro, di cosa studiamo. Non perdere l'occasione di riconoscere che tu sei chiamato alla grandezza, anche se nessuno ancora te l'ha detto. Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Giovanni parla di sé, ma parla anche di te. Tu sei una voce che grida e magari non è ascoltata. Nel deserto affollato di una vita che ci soffoca e perde la direzione. In questo caos c'è una strada da raddrizzare, un sentiero che è sommerso dalla sabbia ed è da riscoprire. Questa via è quella che ti orienta al Signore. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Si rimprovera a Giovanni di fare una cosa, battezzare, senza averne il permesso. Gli dicono: tu che non sei simile a nessuno, perché proponi un cammino di conversione? Gira la domanda anche a te stesso. Ma non è che anche tu sei chiamato a battezzare le persone che incontri? Non sei un prete, non sei un apostolo, ma neppure Giovanni lo era. E ugualmente sei chiamato nella tua vita a fare la differenza. Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Nel momento in cui l'attenzione si concentra su di lui, subito Giovanni fa rivolgere l'attenzione su un altro che è più grande. Nell'attimo dove tutti pendono dalle sue labbra, Giovanni indica Gesù. Dice: non è me che dovete seguire, ma colui che verrà dopo di me. Quanta luce in queste parole che ci liberano dal rischio di volerci sostituire a Dio. Fissa lo sguardo su Gesù e non ti caricare di pesi che non puoi portare. Prenditi il tempo di confidare in Dio e non in te stesso.